Dopo la Roma, anche la Fiorentina purtroppo ha perso l'opportunità di vincere il primo trofeo internazionale. Dispiace molto per loro, dispiace molto anche per noi, perché saremo praticamente i responsabili dell'onore italico nelle coppe europee, noi che abbiamo la partita più complicata di tutte. Sono deluso? No. Sono amareggiato? Sì. Sono deluso? No, perché comunque sono fiero di aver visto due italiane riuscire ad arrivare in finale di Europa League ed in finale di Conference League, che non è cosa da poco. Sono amareggiato, quello sì, perché purtroppo l'hanno persa tutte e due. Il discorso è questo, però. Io mi sono accorto di una cosa che sì, della quale sicuramente vi sarete accorti un po' tutti, è che il 90% di queste finali, trattasi di finale di Coppa, finale di Mondiale, finale d'Europeo, vengono sempre e comunque decise da episodi. È questo che ti lascia l'amaro in bocca, perché effettivamente ieri la Fiorentina non aveva giocato male, ma purtroppo il calcio non è la box, qui non si può vincere ai punti, ma si vince solamente se si segna un gol più dell'avversario. Parlando di episodi, è ovvio che ci sono due tipi di episodi, gli episodi che hanno condizionato la Roma e gli episodi che hanno condizionato la Fiorentina. Gli episodi che hanno condizionato la Roma sono episodi arbitrali, sono drammi arbitrali, errori arbitrali, strafalcioni arbitrali al limite della malafede. Perché poi noi possiamo metterci a fare i tecnici, possiamo metterci a fare i saputelli, possiamo metterci a fare i buonisti, possiamo metterci a fare gli sportivi per forza. Però ho sentito tanta gente dire «Eh no, ma il Siviglia ha meritato di vincere perché è una squadra più organizzata, perché ha più esperienza europea». No ragazzi, no. La Roma ha perso quella partita per colpa dell'arbitro, cioè per colpa di episodi, oltretutto per episodi che non dipendono nemmeno dal loro volere. Non sono stati errori da parte di giocatori della Roma, sono stati errori arbitrali e questo fa ancora più incazzare, lascia ancora più l'amaro in bocca. Parliamoci chiaro, se alla Roma avessero dato quel rigore nettissimo e se avessero espulso Rakitic e Lamela, a quest'ora staremmo parlando di una cosa totalmente diversa. Discorso diverso invece per la Fiorentina. Anche qui è stata, anche qui si è vista una partita condizionata da episodi, ma purtroppo da episodi che non sono dipesi dall'arbitro, episodi che sono dipesi da due errori dei calciatori, perché il fallo di mano che ha regalato il rigore al West Ham era nettissimo e prendersi una ripartenza al 90° sull'1-1 in una finale europea è da polli. Quindi sono due errori da imputare totalmente alla Fiorentina, ai calciatori della Fiorentina. Il problema è che per questi errori ti giochi tutto, ti giochi una stagione, ti giochi una coppa. Ieri il West Ham non ha meritato di vincere, assolutamente. Quella partita doveva finire ai supplementari e decidersi quantomeno ai rigori, anzi se posso dire la mia, ho visto una Fiorentina molto più propositiva del West Ham, una Fiorentina molto più meritevole della vittoria rispetto al West Ham. Ora però tocca a noi. E il problema è questo, come detto in precedenza, il 90% di queste partite si decidono per episodi. È rarissimo che in una finale si verifichi un dominio totale di una squadra rispetto a un'altra. L'ultima occasione che mi viene in mente, l'ultimo ricordo che mi viene in mente di un dominio totale di una squadra rispetto all'altra è stato Cardiff, Juventus e Real Madrid 1-4, ma poi, bene o male, tutte le finali sono state decise da episodi. Quindi contro il Manchester City noi abbiamo tre opzioni che possono capitarci. O dominiamo noi e li distruggiamo, stile Real Madrid a Cardiff, opzione con una percentuale non bassa,
infima. Seconda opzione, loro ci massacrano, cioè dominio totale del Manchester United, nel Manchester City ne prendiamo 4 e zitti tutti. Opzione che anche questa secondo me non ha una percentuale altissima, perché stiamo sempre parlando di una finale. La terza opzione, che è quella più plausibile, è il fatto che si trovi davanti ad una partita fondamentalmente equilibrata che viene decisa da un paio di episodi. Ed è per questo che ogni volta che un allenatore, non solo Simone Inzaghi, ma qualsiasi allenatore che affronta una finale, dice la celeberrima frase: dobbiamo curare ogni dettaglio. Non è una frase fatta, è la verità assoluta, perché, come abbiamo visto ieri, due cazzate e hai perso la partita. La Fiorentina ne avrà fatte 3 o 4 di cazzate in tutta la partita. Di queste 4, 2 gli hanno tolto la coppa, gli hanno strappato la coppa dalle mani. Quindi anche noi dobbiamo stare attenti agli episodi. E poi, ragazzi, parliamoci chiaro, ci vuole anche la componente culo. Cioè, c'è poco da dire, ci vuole e come la componente culo. E Mourinho lo insegna. Mourinho ha vinto tantissime partite grazie alla componente culo. È vero che la fortuna aiuta gli audaci, assolutamente. Per avere culo bisogna esserci in finale, tutte le cose che volete. Però, ragazzi, se ti va tutto storto, se prendi pali, traverse, o becchi, che ne so, il calciatore che non è assolutamente in serata, il Dzeko o il Lukaku di turno che ti sbagliano gol clamorosi, allora cioè, non puoi farci nulla. Detto questo, staremo a vedere. Comunque mi dispiace veramente per l'eliminazione della Fiorentina, come mi è dispiaciuto per quella della Roma. Speriamo almeno noi di far qualcosa di buono. Ce lo meriteremo noi e tutto il paese.